Ragazzi, allora sono al centro commerciale Forum. Siamo stati al corner di Ikea. Prima questo di Ikea era un corner piccolissimo, ora invece hanno una specie di negozietto. Ma naturalmente nulla a che vedere con Ikea perché non possiamo comprare nulla, cioè non è che... Là non si può prendere nulla, si vedono solamente le cose sul computer e si ordinano. Io ho ordinato delle cose, quindi, e mi arriveranno settimana prossima, giorno 7, che è venerdì prossimo. Quindi ragazze, come dire, rimanete connesse perché poi ci saranno novità in casa mia. Allora, lì c'è mio marito che è come un'anima persa e ora mi faccio un giro. Ah, ecco qua Se ragazze, sapevo non venivo. qui c'è la bolla dell'Ikea, perfetto, qui c'è la bolla dell'Ikea. E niente, ora ci facciamo un giro, io dovrei andare da acquestapone perché dovrei prendere tante cosine. Ah, e poi abbiamo saputo che qui in questo centro commerciale apriranno Zara. Apriranno Zara, ecco. Ma hanno preso una porzione di Sì, dove c'era il supermercato? supermercato. Ma il supermercato non c'è più. E un'altra ala. Ah, quindi se la sono presa Sì, tutto. tutta l'area che c'è il Ah, supermercato è abbastanza grande. bellissimo, ragazze. Bellissimo, cioè praticamente hanno chiuso il supermercato e l'hanno spostato in un'altra area. Qua invece faranno tutto Zara. Guardate, wow, bellissimo. Ok. Ok ragazze, intanto chiudiamo. Se vedo qualche vetrina interessante ve la faccio vedere. Qui al forum c'è pure MAC, però da MAC un rossetto purtroppo è 20 euro e io per ora di cosmetici ne ho a mai finire, anche se mi farebbe piacere, però no. Invece sto vedendo che qua da Casanova c'è un fuoritutto, il più grande fuoritutto. Allora, dare un'occhiata qua è obbligatorio. Alessia, la diamo un'occhiata qua o no? La vuoi dare un'occhiata da Casanova? Ragazze, chiudo perché altrimenti non mi posso concentrare a guardare bene. Ragazze, prima donna. Mamma mia, questo viola impazza, guardate che belle. Guardate, viola fucsia. E pensare che questo viola è fucsia. Si usava pure moltissimo quando io lavoravo in una boutique negli anni 80. Quindi negli anni 80, a distanza di più di 40 anni, è tornato di nuovo. Il viola, il fucsia. Qui abbiamo gioielli, ragazze. Grazie.
Buongiorno ragazze, appena finito di lavarmi il viso con questo qua. Sien, che buono sta cosa. Però, niente, per il momento a Lidl non si trova, ma chissà che cosa. Perché questo è un prodotto che usciva sempre, non è periodico come ad esempio il V5, quello alla spuma, diciamo alla candeggina. Mi è stato confermato dalle impiegate che è un prodotto che esce a periodi. Mentre ormai, per quanto riguarda questo, è la maschera Sien alla cheratina. Niente, non lo trovo più. Può darsi che hanno fatto uno stop e poi ricomincia. Non lo so. Ragazze, è mattino, sono nel casino più completo. Io, siccome sono senza vergogna, vi faccio vedere. Maya è sempre qua, bimba mia presente. Vedete che casino, che casino, che casino, che casino, che casino. Però ragazze, io sono tranquilla, ora mi faccio, comincio tutte le mie pulizie. Allora ragazze, vediamo se ci possiamo guardare in faccia. Non vi spaventate però, eh? Ci siamo? Sì, io continuo ad avere un poco il viso gonfio, vabbè. Allora ragazze, ieri sono stata quindi a questo centro commerciale Forum. Vediamo così, a questo centro commerciale Forum, e con mia grandissima gioia ho scoperto appunto che stanno per aprire un nuovo punto vendita Zara. Ragazze, che meraviglia! Non solo, e verrà un punto davvero grande, grande, perché ho visto i locali e i locali sono enormi. Considerate che prima qui c'era un supermercato, nei locali dove che apriranno Zara. Quindi, da che il mio centro commerciale preferito era il Concadoro, qui aprendo Zara prenderà il posto del Concadoro. Però la cosa che non mi piace è che in una zona, diciamo, completamente, come dire, è una zona che io, mio marito e i miei figli non frequentiamo, una zona estranea, diciamo, per noi. Però il punto commerciale Forum è davvero bello, devo dire la verità. È più grande, è più ricco di negozi, ha una straordinaria sala, come dire, non mi viene, dove si mangia, insomma, non mi viene per ora in questo momento. Poi che cosa dirvi, ragazze? Niente, ieri ho fatto un po' di video appunto qui al centro commerciale Forum. Ho fatto un po' di video in qualche vetrina, così che mi piaceva. E poi, vi ripeto, siamo state all'IKEA. Qui prima c'era un corner, nel senso che c'era, come dire, una piccola piattaforma di 30 metri quadri, quanto una stanza, qualche impiegato e, diciamo, le scrivanie con i computer dove si vedevano le foto dei prodotti e tu ordinavi. Ora invece si sono presi un negozio, quindi tu entri in questo negozio, c'erano, che vi posso dire, almeno 5-6 cucine esposte, quindi già insomma si vede qualche cosina, quindi 5-6 cucine esposte, poi che cosa c'era? Qualche divano, mi pare, insomma, poca roba, però sempre meglio del corner. E non vi svelo niente per il momento, ragazze, ma ho preso delle cose carine, quindi poi vi faccio vedere come sistemo la casa con queste altre cosine. Qualcosa di vecchio lo elimino e metto appunto queste cose nuove che ho preso da IKEA. E poi ragazze, che cosa dirvi? Niente, quindi sono contenta che ho preso queste quattro cose all'IKEA. C'era una ragazza simpaticissima che ci ha seguito, una ragazza di Catania, veramente graziosissima, che mi ha fatto i complimenti, mi diceva: Signora, ma io la voglio come amica. Io subito ho approfittato. Allora, se mi vuoi come amica, mi puoi seguire su Instagram e su YouTube. E l'ha fatto davanti a me e appunto mi ha messo il segui su Instagram e anche su YouTube.
Io comunque sono sempre così, ragazze. Io quando vado in un negozio, che sia d'abbigliamento, che sia una gioielleria, come per esempio da Histoire d'Or, ho fatto amicizia, subito quando ho comprato il primo anello, e poi ho fatto amicizia con tutte le altre commesse, mi adorano, le conosco tutte per nome. Insomma, io se entro in un negozio, quando esco sono già amica. Ok, raga, niente. Ora cominciamo le battaglie. Poi ieri sera ho visto la puntata. Avete visto che c'è stato il mago Giucas che ha inveito contro Romita perché aveva detto di lui che era un vecchio bavoso e quindi lui si è arrabbiato moltissimo. E finalmente c'è stato il chiarimento tra la bionda, la biondona e Luca. E niente, certo, sono successe un po' di cose. Poi c'è questa nuova, sembra che ci sia una piccola love story tra la Pamelona e Marco. Insomma, cominciano a esserci parecchie dinamiche, comincia a esserci molta carne al fuoco. Va bene, ragazze, allora io comincio a farmi tutte le pulizie.